Sia lodato Gesù Cristo avanti con Maria, carissimi amici di Radio Domina Nostra, bentrovati a tutti voi per questa dodicesima catechesi sui Vangeli dell'infanzia di Gesù. Stiamo lentamente avviandoci verso la conclusione di questo ciclo di catechesi, per cui stasera farò la nascita del Battista e poi restano le ultime due, domani sera, che è venerdì, e sabato sera, per vedere ancora quanti tra di voi riescono a sopravvivere. Questo lo faccio perché li devo mettere insieme per consentire a chi lo vuole di averle tra le mani queste catechesi. Mancano 16 giorni, 15 giorni esattamente al raduno di Verona, in provincia di Verona. Trovate tutte le indicazioni su Radio Domina. Ci sarà un servizio pullman dalla stazione centrale di Verona verso l'hotel dove si tiene il raduno. Ho fatto una stima con qualcuno dei miei collaboratori, dovremmo essere circa 500-600 persone, ma diciamo che la struttura dell'hotel serenamente ne accoglie molte altre. Già da stasera vorrei dire che il momento più importante sarà il momento in cui il piccolo resto cattolico, che non ci sta più a questo gioco effimero, balordo e ridicolo della falsa chiesa, incoronerà Gesù Cristo re, re e signore, in quanto Dio e uomo fatto carne, re e signore del piccolo resto cattolico. Per cui già da stasera vorrei dire a tutti voi che mi seguite, almeno quelli che verrete, che siccome ci sarà la recita del Santo Rosario alle 14:30, quando ci vedremo a Verona, è possibile già d'ora prenotarsi nella segreteria di Radio Domina Nostra per recitare uno dei cinque misteri del Rosario, però un'intera famiglia, cioè deve essere una famiglia che interamente, composta da tutti i presenti e tutti i membri, recita ciascuno dei misteri del Rosario. Quindi cinque famiglie, sarebbe bello cinque famiglie da tutta Italia. Ecco, e allora già da stasera potete prenotarvi. In più, noi la settimana prossima, concludendo questo ciclo di catechesi sull'infanzia di Gesù, entreremo nel merito di questo raduno, sul significato dell'incoronazione di Cristo Re, ma ciascuna famiglia che verrà potrà, ecco, presentare al Sacro Cuore di Gesù incoronato Re la propria consacrazione, ma di queste cose parleremo più avanti. Invece questa sera entriamo nel merito della dodicesima catechesi, la nascita del Battista. Avremmo dovuto trattare prima della nascita di Gesù, perché così è organizzato nel Vangelo di Luca, ma siccome erano i giorni di Natale, abbiamo voluto prima di tutto concentrarci sulla nascita di Gesù. Adesso invece facciamo un passo indietro dal punto di vista redazionale e ci concentriamo sulla nascita del Battista. Come nostra consuetudine, leggiamo il brano ampio, ampio, sono ben 23 versetti, non è di poco conto, e poi entriamo nello specifico di questa meditazione che, come vedrete, suggerirà qualcosa di insolito, di imprevisto, un po' come la volta scorsa è stato nel caso, se vi ricordate, di San Giuseppe. Leggiamo subito il testo. Capitolo 1, versetti 59 57, scusate, 57, 80, leggiamo il testo. Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria, ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano le serbavano in cuor loro. Che sarà mai questo bambino? Si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Ecco, questo è il testo ampio, come vedete, sono ben 23 versetti in cui Luca descrive la nascita del Battista, che non è il protagonista dei racconti dell'infanzia. Pertanto avrebbe potuto scegliere, come ha fatto Matteo, di trascurare del tutto la figura del Battista. Invece Luca, come vediamo, rispetto ai due capitoli di Matteo, non solo c'è l'inserzione relativa al ciclo dell'infanzia del Battista, ma, come si dice dalle nostre parti, se la gioca in termini di versetti col ciclo dell'infanzia di Gesù. Dobbiamo allora capire perché. Perché? Perché tanta attenzione di Luca, tanto spazio a riguardo del Battista? Abbiamo visto l'annunciazione a Zaccaria del Battista, l'annunciazione a Maria del Battista, no? Abbiamo visto di Gesù, abbiamo visto la nascita di Gesù e c'è la nascita del Battista e tutto quello che appunto riguarda questa figura singolare. Gli studiosi si dividono sul motivo per il quale Luca dedica nei racconti dell'infanzia, i primi due capitoli, tanta attenzione alla persona del Battista. Certo è, come stiamo dicendo, che lo spazio redazionale è ampio almeno quanto quello relativo a Gesù nel Vangelo dell'infanzia di Luca. Cioè un computo dei versetti dedicati a Gesù rispetto ai versetti dedicati al Battista nei primi due capitoli di Luca mette in luce che c'è quasi quasi una forma competitiva dal punto di vista numerico. Studiosi come Lamberts e Lohmeyer, citati da Brown, danno credito all'idea che tra i discepoli del Battista si era diffusa l'idea, anche dopo la sua morte, che egli era il Messia. Questo, se voi conoscete bene i Vangeli, vi rendete conto che è vera questa possibilità, anche se Brown la esclude. Cioè, ci sarebbe stato da parte di Luca la necessità di raccontare il ciclo della nascita del Battista per dimostrare che non era lui il Messia. Quindi, paradossalmente, lo spazio che Luca dedica al Battista serve a dimostrare che però lui non è il Messia. Non so se sono riuscito a spiegarlo. Questo perché, lo ripeto, financo dopo la morte del Battista, diversi circoli legati a questa straordinaria figura, come ora vedremo, dalla quale però dobbiamo togliere l'incrostatura di una figura del tutto esclusivamente ascetica, severa, rigorosa. Anche lui, come ora vedremo, aveva un cuore, era una persona in carne e ossa. Ecco, e questi circoli avrebbero sviluppato questa, idea che era lui il Messia. Allora Luca, nonostante già sia stata celebrata la Pasqua del Signore, cioè Gesù sia risorto, sente il bisogno una volta per tutte, chiaro questo dal punto di vista teologico, una volta per tutte di dimostrare che no, il Battista è il precursore, mentre Gesù è il Messia. A noi questo oggi risulta, diciamo, abbastanza chiaro, ma ai tempi in cui Luca scrive questo non era così chiaro. Ora, la sezione precedente a questo brano, occorre ripeterlo perché poi noi abbiamo fatto un salto verso la nascita di Gesù, era quella di Maria che si era recata da Elisabetta, vi ricordate? La visitazione.
Ecco, come dicevamo nelle catechesi precedenti, se vi ricordate, spiegavamo perché Maria va da Elisabetta. Sì, l'arcangelo Gabriele le dice, vedi anche Elisabetta, tua parente, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Ma Maria, dice poi Luca, si mise in fretta. No? Alzatasi, anastasa in greco, cioè risorta dalla sua, è andata di corsa in casa di Elisabetta. Perché? Lo abbiamo spiegato nella catechesi relativa alla visitazione, ma qui tocca riprendere quello che dicevamo per poi agganciarci alla nascita del Battista. Perché ora vedremo, ve lo anticipo già da adesso, che c'è una insolita questa sera luce, liberi tutti naturalmente di non accettarla. Spero che però non la sottopongano a critica ridicola. Una luce particolare che esprime, alla luce di quanto dice Maria Valtorta e di ciò che ho sentito anche io nella mia preghiera, un legame del tutto straordinario tra la Madonna e il Battista, come ora vedremo. Un legame commovente che va dal momento in cui è nel grembo fino, insospettabilmente, fino al momento della morte. Il Battista è potuto morire sereno, è potuto morire, diciamo, abbandonato a Dio perché la Madonna, vorrei già anticiparlo da adesso, se voi leggete Maria Valtorta, quando la Madonna poi va via, dopo che è nato il Battista, piange. Nel primo volume del Battista, di Maria Valtorta, piange perché piange? E Giuseppe, lo sposo di Maria, si accorge che piange e risponde così: Madonna, che è una cosa che guardate a me mi si squaglia il cuore a pensarlo. La Madonna dice: perché voglio troppo bene a Giovannino. Ecco. Capite? Naturalmente non è una cosa romanzata, cioè siamo in presenza di un legame divino, soprannaturale, che Dio ha creato perché il Battista, nella sua assoluta, singolare e unica missione, potesse sentirsi sostenuto dalla Madonna. Non ce l'avrebbe fatta il Battista, come ora dimostrerò, se non ci fosse stata la Madonna. E la Madonna, come per tutti noi, è stata decisiva anche per il Battista. Infatti, Maria si reca da Elisabetta, come dicevamo nelle catechesi precedenti, soprattutto perché Giovanni venga presantificato. Attenzione che questa categoria di presantificazione non è peregrina. Io cito documenti teologici che non ho il tempo di menzionare ufficialmente, ma per esempio San Tommaso d'Aquino approfondisce questa questione qui. Cioè, il Battista, siccome ha una missione preziosa da svolgere, non può nascere con l'eredità del peccato originale e svolgere la sua missione così. Ma proprio perché è il precursore, figlioli cari, la Madonna va da lui per portargli Gesù e la Madonna, arrivando in casa di Elisabetta, appena mette piede in casa, capite chi è la Madonna? Noi siamo qui a resistere a questi infami della falsa, che sono persone infami. Lo dico con tutta la libertà del cuore, come stanno sbriciolando la Santa Vergine, riducendola all'icona di una donna comune, ma niente affatto, niente affatto. La Madonna portava Dio. È andata in casa di Elisabetta perché Giovanni nel grembo e al sesto mese Elisabetta potesse essere santificato. Infatti, appena entra in casa, appena Maria mette piede in casa di Elisabetta, Elisabetta sente il bambino. Vi ricordate che vi dicevo che il verbo greco è quello delle pecorelle che saltano? Guardate, c'è tutta una tradizione, adesso non ho il tempo di approfondirla, bellissima, ma cosa volete? Viviamo in un mondo veramente segnato dal male. La tradizione di San Giovannino. Quando ero piccolo mi chiamavano, siccome amavo molto stare in campagna con le pecorelle e così, ero un po', diciamo così, bucolico nel mio stile, e c'era, mi ricordo, una signora di paese, perché nei paesi dell'entroterra siculo questa cosa è molto forte, che mi diceva che ero come Giovannino, ma proprio perché stavo coi riccioli, un po' i capelli lunghi, lo so che non ci crederete, ma è così, e insomma, è questa tradizione di Giovannino, quando la Madonna in Maria Valtorta va via, come ora vi dirò, e mentre il piccolo carretto va via, e Giuseppe guida il carretto, è l'unica volta in cui la Madonna, che era tutta concentrata in Dio, con Giovanni invece ha sentito un legame fortissimo, si volta a guardare quel fagottino che invece
invece si nasconde tra le braccia della mamma Elisabetta e Maria spera che questo bambino un'ultima volta la guardi. Dio ha creato un legame straordinario, nascosto e segreto, che questa sera lo Spirito Santo, come spero, vuole tirar fuori per commuoverci e per farci capire che anche noi abbiamo bisogno della Madonna per farci santi, che abbiamo bisogno di Maria. Allora Maria, il bambino esulta nel grembo perché? Perché viene santificato nel grembo. Cioè, attenzione, quando la Madonna arriva in casa di Elisabetta, porta con sé il figlio di Dio nel grembo, l'Immacolata, e allora in quel momento, Giovanni Battista viene liberato dal peccato originale, fin dal grembo materno. Ecco, ciò, come abbiamo detto, in ragione teologico, in ragione della missione che lo attendeva. Lui doveva essere il precursore del Messia e pertanto doveva essere presantificato. Chi ha portato a Giovanni questa presantificazione, se non la Madonna? Il primo miracolo, come Gesù l'ha ottenuto anticipatamente, se non perché c'è lei? Notate, figlioli cari, Sant'Agostino nei commenti al Vangelo di Luca e poi anche nei sermoni sottolinea questa presenza importantissima della Madonna nei Vangeli, che anticipa l'ora del figlio. Non hanno più vino, fate poi quello che vi dirà, capite? Ecco, Maria quindi presantifica il bambino nel grembo. Ripeto, questa presantificazione del Battista è la vera ragione. Lasciate stare le interpretazioni, quelle soltanto un po' di tipo sociologico, che la Madonna va lì, è vero anche questo, che va lì perché la accudisce la Elisabetta. Anche vero che Elisabetta, se vi ricordate, era anziana, pertanto è vero che Maria, che invece è molto giovane, quindi è piena di forze, no? È piena di vitalità Maria, no? È 15 anni circa, quindi è chiaro che va lì e porta questo aiuto a Elisabetta per sostenerla. Ecco, e però la Madonna, e qui aggiungo un dettaglio che in passato veniva tenuto presente, poi si è un po' perduto, io questa sera lo ripropongo. Però la Madonna ha ottenuto ancora un'altra grazia al Battista. La prima grazia è la presantificazione, ma c'è un'altra ancora più importante. L'altra grazia che la Madonna ottiene al Battista quando è ancora nel grembo, e poi, come ora vi dirò, vedrete che il legame soprannaturale che Dio ha creato tra Maria e Giovanni Battista, il suo cuginetto, il suo nipotino, è un legame che lo caratterizzerà fino alla morte, ma poco per volta, piano piano. Ma intanto c'è un'altra grazia singolare per il Battista, come già per San Giuseppe. Se voi ci pensate, la persona fisica più vicina alla Madonna è San Giuseppe, no? San Giuseppe, per forza di cose, la accudisce. Ecco, la presenza di Maria, che era immacolata, no? Infami questi della falsa chiesa, non si tocca la madre. Questa è infamia teologica, non trovo altro aggettivo. Infamia teologica, che può venire solo da Satana. Chi come Enzo Bianchi e Bergoglio parla così di Maria, parla perché provocato da Satana. Maria era tutta di Dio, umile, alta, più che creatura, no? Umile e alta. Dante fa dire a San Bernardo nel canto 33esimo, ma voi fermatemi perché se attacco a parlare la Madonna mi scordo del Battista, sono fatto così, cosa volete? Umile e alta, più che creatura. Allora, noi non perdiamo di vista come sono cose dal punto di vista dello statuto teologico. Era una creatura, ma la più santa, la più pura. Non era innocuo accostarla alla Madonna. Capite? Chi la avvicinava, se era di Dio, si infiammava per Dio d'amore, come San Giuseppe, come il Battista, che viene, come vi dicevo, un'altra grazia, presantificato. E la Madonna ottiene una grazia singolare al Battista, come già l'aveva ottenuta a San Giuseppe. La sua presenza, parlo della Madonna, la sua parola, la sua immacolatezza,
per volere di Dio hanno ottenuto a entrambi. Questo lo dice San Tommaso d'Aquino, apposta, io dico prima le cose che sembrano mie, e poi per fare il tie ai nemici cito gli autori. Capito? Mi capite? Così li zittiamo, dopo che saltano per aria, questo è matto, poi noi gli diciamo che l'ha detto San Tommaso d'Aquino. L'altra grazia singolare, volevo dire solo alla fine, comunque mi sono sconfessato, è che hanno, la Madonna ha ottenuto sia a San Giuseppe che a San Giovanni Battista il dono non frequente, anzi abbastanza raro, della cosiddetta confermazione in grazia. Sapete voi che cos'è? Di cosa si tratta? Secondo San Tommaso d'Aquino, la confermazione in grazia è un dono gratuito che inclina al bene in modo tale che non ci si può più allontanare da esso a causa del peccato. Cioè potremmo dire una forma, diciamo in parole nostre, di impeccabilità. Capite? In genere Dio accorda questa grazia ad alcuni santi, come ora vedremo, perché hanno una missione importante da svolgere, il Battista è il precursore, ma poi anche perché li fa passare attraverso grandi prove. Nel caso del Battista e di San Giuseppe è la Madonna, che è così santa, è così cara a Dio, è così amata da Dio, che è caritomene, no? Vi ricordate la tutta santa, la piena di grazia, che è così sovrabbondante di grazia da regalare questa grazia a tutti. Quando io ero piccolo, mio padre si è comprato un lotto di terreno qui da queste parti e c'era ancora mica la luce elettrica lì da quelle parti, c'era un tale che l'acqua corrente, e quello lì attaccavamo tutti i tubi da tutti i villini attorno perché dava l'acqua a tutti. Ecco, la Madonna, noi andiamo, attacchiamo il tubo perché dà acqua a tutti, capito? E no, quello poi si faceva pagare però. Invece la Madonna lo fa gratuitamente. Tu vai lì, bussi, la Madonna apre, metti il tubo e pigli grazia. È Dio che ha accecato la falsa chiesa. Questa infamia con cui parlano della Madonna è il segno che Dio li ha abbandonati a se stessi. Meritano questo. Capite? È il marchio della bestia quando parlano così della tutta santa. La Madonna ha ottenuto per sovrabbondanza di grazia che San Giuseppe, che però già era grande, invece il Battista fin dal grembo materno è stato confermato in grazia. Chi è confermato in grazia è protetto dalla divina provvidenza in modo eccezionale. Lo hanno avuto gli apostoli a Pentecoste, quando è sceso lo Spirito Santo, sono stati tutti confermati in grazia. E anche alcuni altri santi come San Francesco d'Assisi e lo stesso San Tommaso d'Aquino, Santa Caterina da Siena, San Benedetto da Norcia e tanti e diversi altri. In una parola, come ho detto, questo dono gratuito serve di sostegno per la missione cui si è chiamati. In Maria Valtorta, volume primo, la Santa Vergine, a commento di questa pre-santificazione del Battista, lì non si parla di confermazione in grazia, è una cosa che stasera sto dicendo io, avallato da Tommaso d'Aquino per integrare, però a proposito del fatto che la Madonna va lì, in casa di Elisabetta, perché Giovanni Battista in grembo possa essere pre-santificato, la Madonna dice a Maria Valtorta queste parole, primo volume: «Io sono l'eterna portatrice di Gesù. Egli è nel mio seno come ostia nello sensore». Di fatto, da Nazareth in Carmi c'è stato il primo Corpus Domini. la prima processione del Corpus Domini. Vabbè, peccato che non c'era come se facevo il chierichetto. La prima processione del Corpus Domini è stata quella da Nazareth a Incarem, circa 140 chilometri sono, no? Ecco, mai si è vista una processione così lunga del Santissimo Sacramento. Ecco, ma veramente la Madonna dice: io sono l'eterna portatrice di Gesù, egli è nel mio seno come ostia nello stesso, io devo, perché se no qui sono già le 10, capito? C'è già volata via mezz'ora, io sono scioccato. Chi viene a me trova lui. Che bella questa frase, detta dalla Madonna Maria Valtorta. Chi viene a me trova lui, chi si appoggia a me tocca lui. Ma questa è la esperienza che io vivo, e alla fine io tutte queste cose qui stasera sto dicendo perché io mi sento un po' come un giovannino. Vorrei che augurare a tutti voi, tutti quelli che verrete a Verona, che siate tutti il partito dei giovannini. Ecco, chi si appoggia a me tocca lui, chi si volge a me parla con lui. Io sono la veste di Cristo,
Si assopisce ogni dolore e fiorisce ogni speranza e fluisce ogni grazia a chi viene a me e mi posa il suo capo sul mio seno. Maria allora sarà decisiva, figlioli cari, per Giovanni Battista, decisiva quando era nel grembo il Battista, decisiva alla nascita, come ora vedremo, in Maria Valtorta, ma anche nel Vangelo. Decisiva la circoncisione, perché in Maria Valtorta si legge che è proprio la Madonna, dopo che Giovanni gli viene tagliato il prepuzio e fa come un matto, strilla come un pazzo. Questo strillava già quando era piccolo, eh. Poi urlerà anche nel deserto, ma già da piccolo era abituato a strillare, e si legge che nessuno può calmarlo. Così era accaduto già quando era nato, che nessuno poteva calmarlo al Battista. E allora si legge che la Madonna, perché ve l'ho raccontato questo, in punta di piedi, mi sembra di vederla così esile, così, non so come dire, leggiadra, mamma mia, figlioli cari, un incanto la Madonna, e senza i sandali, già figurarsi se metteva i sandali faceva rumore, comunque era proprio esile, e posa i sandali e sale i gradini perché sente urlare il Battista, vede Zaccaria anche angosciato, angustiato di questo, se lo prende in braccio, lo porta al suo seno. Capite che ci siamo noi, capite che in Giovanni Battista c'è ognuno di noi, per questo quando dice venite al mio seno, e se lo mette al seno il Battista, e quello immediatamente si addormenta. E lo stesso accade alla circoncisione, nessuno riesce, quello strilla, l'hanno dovuto sentire strillare già da subito, voce di uno che grida nel deserto, nessuno sa calmarlo perché la Madonna dice datemelo a me. Oh, lei si stava veramente legando al Battista, capite? Si c'è legata, il Dio che ha voluto così. E quindi la Madonna lo fa calmare di nuovo, come dice la Valtorta. Poi sarà decisiva la Madonna quando il Battista, adolescente, lo vedremo, va nel deserto. Sarà decisiva durante i circa 2 anni e mezzo, no, circa 3, di missione pubblica di precursore. Sarà decisiva la Madonna, come dal grembo fino al momento, come ora vedremo, del martirio. Adesso andiamo al testo, perché sennò vi facciamo notte. Cominciamo a vedere, a scandagliare il testo com'è nel nostro stile con l'esegesi biblica. Dice Luca, quando giunse, dov'è? Versetto 57, questo è spostato da solo. Sì, spostato da solo. Versetto 57. Luca, ecco, versetto 57, per Elisabetta intanto si compì, giunse il tempo di partorire, versetto 57, è un'annotazione che segue ai 3 mesi di permanenza di Maria in casa di Elisabetta. Ci domandiamo, ma la Madonna era allora già andata via? No, ha atteso, come era prevedibile, che, questo lo dicono tutti i mistici, che Elisabetta partorisse. Dice poi Luca, versetto 58, i vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei, ne gioivano, dice il testo greco. I suoi vicini e i parenti erano venuti a sapere, ma proprio quando ormai partorisce, è una sorpresa per tutti, è un'emozione. Luca lascia intendere che c'è uno shock quasi, per il parentado, per tutti, dal momento che Elisabetta, come aveva detto Luca in 1:24, si era tenuta, e questo lo dice anche il Brown, lo sottolinea, si era tenuta nascosta, perciò nessuno sapeva, vai parto e parto, capite? Tutti adesso vedono che Elisabetta compare con questo bambino che è suo figlio, e questo suscita, nel leggere il testo, dice Brown, sembra di sentire ancora l'eco di questo stupore. Qual è questo stupore? È lo stupore dell'agire di Dio nella storia degli uomini. Come dice l'arcangelo Gabriele, vi ricordate, a Maria, nulla è impossibile a Dio. E il versetto 58 sottolinea ancora una volta il tema della gioia, no? E ne sentivano grande gioia
Ritorna questo tema della gioia, ne abbiamo parlato nell'ultima catechesi, accompagna come Sitzleben, dicono i tedeschi, cioè come un eco, come un'atmosfera, un background, accompagna i racconti dell'infanzia. C'è gioia perché Dio sta visitando il suo popolo. Allora il parentado prova gioia, anche se fra un momento questa gioia si trasformerà in stupore, se non addirittura, come è tipico del registro della gente, quando Dio interviene e agisce in modo insolito, no? Ecco, fra un momento lo vedremo. Finalmente si arriva alla circoncisione. Dice Luca al versetto 59, nel giorno ottavo è il rito della circoncisione, come aveva voluto Dio nell'Antico Testamento, leggiamo in Genesi addirittura, nel libro della Genesi, al capitolo 17, versetto 12, si legge all'età, d'otto giorni ogni maschio sarà circonciso fra voi di generazione in generazione. Ecco, l'ottavo giorno il maschietto veniva condotto in sinagoga perché gli venisse tagliato il prepuzio. E questo era il segno che Dio aveva voluto, abbastanza forte come gesto, Dio aveva voluto così, vi ricordate, con Abramo, per indicare la partenza fisica, perché attraverso questo passa il seme maschile che è quello che perpetua la discendenza. Ma questa discendenza ebraica appartiene a Dio, perciò ci deve essere un segno che manifesta la partenza a Dio. Qualcosa di molto forte, mi rendo conto, ma è la Bibbia che lo dice. Ecco. E allora portano il giovannino di otto giorni, questo fagottino, lo portano presumibilmente alla sinagoga di Enkarem per essere circonciso. E qui succede che l'imprevisto, il primo imprevisto, volevano chiamarlo col nome di suo padre Zaccaria, ma volevano chi? Perché non si dice, cosa volete, i suoceri, i cugini, i nipoti, capite? Sappiamo molto bene che quando c'è da scegliere un nome, a volte ci sono famiglie che sono si sono distrutti i rapporti a causa di questo. Quindi probabilmente Luca non precisa chi, ma dice che volevano imporre al bambino il nome di suo padre, versetto 59. Il nome veniva di norma dato alla nascita, qui invece è consegnato alla circoncisione. A partire dal secondo secolo d.C. si ha l'attestazione del nome paterno dato al primogenito, cioè il primo figlio maschio veniva spesso chiamato col nome del padre, effettivamente. In genere veniva dato però il nome del nonno. E allora si pensa di doverlo chiamare Zaccaria. Ovvero, non sapete se il tempo stringe, non so se sapete com'era organizzata la sinagoga e poi anche il tempio, i maschi dentro e fuori dall'aula interna alla sinagoga, dietro le grate, le donne. Le donne non entravano nello stesso recinto sacro dove entravano i maschi. Quindi il rito stesso della circoncisione avveniva un po' qualche volta a distanza. E Elisabetta è da quella parte lì. E qui accade il primo. I racconti dell'infanzia, come avete notato, sono particolarmente accompagnati da. Mi dispiace che molti andiate nelle trappole, proprio sarebbe meglio che neanche vi collegaste, quelli che cadete stupidamente nelle trappole, peggio per voi. E stavo dicendo che i racconti dell'infanzia sono caratterizzati da questa in maniera insolita di agire di Dio. I magi arrivano, cercano un re, per dirne una sola fra tutte, e trovano un bambino piccolo, senza nessun titolo regale, per dirne una sola. Ma questo adesso qui siamo di nuovo in presenza dell'agire misterioso, insolito di Dio. Dio non agisce secondo le nostre vedute. Lo dico a proposito, visto che ormai ci prepariamo per Verona, del solito problema che mi affibbiano ad Alessandro Minutella, perché gli piace a certuni, no? Sottolineare che secondo loro io non sarei più prete, e che Alessandro Minutella dice che la messa in unione con Bergoglio non è più valida. Allora milioni di persone Dio permette che vengano privati. I miei pensieri, dice Dio, non sono i vostri pensieri. Quelli qui, come io li chiamo, dell'una cum, sono peggiori, ho capito questo io della falsa chiesa. Perché impongono anche a Dio, alla Madonna l'aveva detto che il terzo segreto era quello, ma non voglio perdere. Ma loro non l'accettano, perché Dio deve agire come vogliono loro. Come vogliono loro e quando dicono loro. Chi era questo errore, chi lo faceva? Gli ebrei nel deserto, no? Gli ebrei nel deserto facevano questo errore qui.
cioè che dovevano decidere loro come e quando Dio doveva agire. E allora succede l'imprevisto. Ma sua madre intervenne. No, penso che starà urlando. Si chiamerà Giovanni. Adesso noi abbiamo perduto nel corso dei secoli lo stupore di fronte, ma immaginate voi, oltre allo shock di averla già vista Elisabetta partorire, che adesso addirittura prende parola, no, si chiamerà Giovanni. Sua madre prende parola Elisabetta. Nel tempo dei patriarchi il nome del bambino era scelto sia dal padre che dalla madre, ma all'epoca del Nuovo Testamento, quindi quando avvengono questi fatti qui, era imposto solo dal padre, una cultura profondamente maschilista, capite? Profondamente maschilista. Si vede qui, quando non può da una parte, riesce a attraversare. Si vede qui il coraggio di queste donne dei Vangeli. Donne forti, come la dimostreremo. Sto per dirvi una cosa riguardo Elisabetta, che è da paragonare a Maria Maddalena, per l'audacia che ha avuta, capito? Per l'audacia che ha avuta. Dunque Elisabetta impone il pensiero di Dio, si mette dalla parte di Dio. No, proprio c'è il no. Si chiamerà Giovanni. È forte il ruolo femminile nei racconti dell'infanzia, come poi anche della risurrezione. Notate, ormai ci abbiamo verso la conclusione dei racconti dell'infanzia, avrete capito che i Vangeli sono nati così. Una prima redazione scritta, prima c'è la fase orale, va bene? Però nella fase scritta, la prima redazione scritta dei Vangeli è quella dei racconti della risurrezione. Va bene? Della Pasqua, passione, morte e risurrezione. Quella è la prima sessione scritta. Poi, vi ricordate la prima puntata? Poi i cristiani, innamorati del Signore, hanno cominciato a chiedere sì, ma dove è nato, come è nato, com'era da piccolo, no? E allora poi c'è stata la scritta la narrazione scritta dell'infanzia. In mezzo gli evangelisti ci hanno messo poi i miracoli e la predicazione ed è venuto fuori il Vangelo. Mi state seguendo? Quindi prima la stessa scritta della risurrezione, poi quella dell'infanzia, in mezzo predicazione e miracoli. Però resurrezione e infanzia si richiamano. E se notate, protagoniste coraggiose nei Vangeli della risurrezione come dell'infanzia sono le donne. Contro ogni regola comune, Elisabetta impone lei il nome come conferma del piano straordinario di Dio. Ma che la cultura fosse maschilista lo dimostra la reazione stizzata o stizzita dei presenti, i parenti, no? Mi immagino i parenti, ah, guardi, i parenti serpenti si dice tante volte, no? Ecco, guardate la reazione dei presenti. Le dissero, quindi Elisabetta si impone, non basta, le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Cosa ci leggete in questo, figlioli cari? Versetto 61. È un versetto fondamentale. Registra, secondo me, così anche poi nel prezzo teologico, perché vedo che il tempo, la risposta consueta, ve lo dicevo poco fa, dell'opinione comune, che si oppone, reagisce male, contestando l'agire di Dio, come gli ebrei nel deserto. Dio deve, le cose devono andare come vogliamo noi. No, noi diciamo il rosario, andiamo a messa, preghiamo. Ma le cose devono andare come diciamo noi. Capite? L'insidia di voler misurare il misterioso e sorprendente agire salvifico di Dio secondo i miseri e ridotti schemi mentali umani. Ancora oggi è così, con Luna Cube per esempio, no? Col fatto che tanti si scandalizzano che Don Minutella dica che Bergoglio non è il Papa e perciò la messa non è con lui, non è valida. No, è valida, poi uno spiega, ma guarda che se anche fosse valida comunque non puoi andare con gli... Non serve. Sono come i parenti di Elisabetta. Non c'è nessuno che... Capite? La replica, a tutti i costi deve andare come diciamo noi. Fioli cari, a voi che siete qui presenti, a quelli che mi seguite, ricordatevi come testamento di Don Minutella questa verità sacrosanta. Fidatevi che c'è Dio che agisce quando supera, se non addirittura sconvolge, le vostre vedute. Allora lì potete fidarvi che c'è Dio. Capite? Questo lo insegno a tutti i mistici che non ho il tempo di approfondire, sono già le 10:10, ma... Questo dicono tutti i mistici, penso a Sant'Ignazio di Loyola, fidatevi che Dio vi stia chiedendo qualcosa quando non corrisponde semplicemente alle vostre vedute, ma addirittura le supera.
le sgomina, ecco, le sgomina. La parentela di sangue è sovente negativa nei Vangeli, è come un ostacolo all'agire di Dio. E allora, siccome Luca non può andare nel dettaglio, non lo dice, ma evidentemente Elisabetta si sarà messa lì. Perché quando una donna sa qual è il disegno di Dio, la possono fare a brandelli, va avanti, non si ferma, lo vediamo nei Vangeli, no? Nella storia dei santi. Elisabetta dice, guarda, potete urlare quanto volete, Luca non lo può dire, adesso lo capirete perché dico questo, si chiamerà Giovanni, Dio ha stabilito questo nome. Chi gli avrà detto qual era il nome? Ma la Madonna, chiaro che Maria avrà detto, si deve chiamare Giovanni, capito? E allora i parenti, i presenti, non contenti, dice Luca, domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Qui veramente il colpo di scena, non so se avevate mai meditato così questo brano. L'attestazione di una donna era ritenuta inaffidabile, eppure Dio, negli esordi della redenzione, Luca, mediante Maria ed Elisabetta, si sta servendo proprio di donne, così come per la risurrezione si servirà di Maria Maddalena. Elisabetta anticipa, ecco dove volevo dire, Maria Maddalena. Entrambe attestano il pensiero di Dio, il disegno di Dio, ma entrambe, Elisabetta agli esordi e Maddalena alla conclusione, vengono smentite, non vengono credute. E allora chiedono al povero Zaccaria, oh, che è sordo, qualcuno di Brown pensa che sia anche muto. Scusate, che è muto. Brown pensa che sia anche sordo. E allora, non contenti, chiedono a suo padre: ma suo padre non può parlare, non ci sente. Però, siccome deve avvenire come diciamo noi, notate questo, Luca non è uno qualunque. Sta facendo un background degli ebrei nell'Antico Testamento, no? E poi noi cristiani nella Nuova Alleanza che ci opponiamo tenacemente, ostinatamente all'agire di Dio. E allora dice Luca che danno una tavoletta, anzi è lui che la chiede, una tavoletta, qui c'è il colpo di scena. Se già Elisabetta aveva partorito a questi parenti, poi aveva anche scelto il nome, qui secondo me qualcuno sarà anche svenuto. Egli chiese una tavoletta e scrisse la mostra, dice Luca, Giovanni è il suo. Alcuni padri della Chiesa hanno visto in questa tavoletta, in greco pinakidion, un simbolo della legge, della Torah dell'Antico Testamento su cui si pone il nome del Battista. Avete presente cosa voglio dire? Genesi, Levitico, Numeri, Deuteronomio e poi tutti i profeti dell'Antico Testamento, i libri storici, i libri sapienziali, no? C'è la legge. E il padre scrive il nome del Battista perché, come dice von Balthasar, riprendendo Sant'Agostino, il Battista farà da cerniera, no? Come quando la cerniera tiene insieme due stoffe separate. Giovanni Battista è la cerniera tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Quindi, in questo nome che è nel Pinakidion, in greco, Zaccaria scrive: i padri hanno voluto leggere, la firma di Dio attraverso il precursore. E poi però splendida l'intesa tra Elisabetta e Zaccaria, splendida però anche, bisogna dire la verità, molto rara tra marito e moglie. Credo che se una coppia prega, non ho il tempo di approfondirlo, se una coppia si mette insieme dinanzi a Dio, se la donna sa come prendere l'uomo e l'uomo sa come rispettare la donna, allora ci può essere questa intesa del cuore, questa armonia di intenti tra l'uomo e la donna che va oltre perché risponde al disegno di Dio. E allora vogliamo vedere adesso la reazione. Primo, hanno visto Elisabetta che ha partorito. Seconda, ha scelto il nome lei. Terzo, glielo chiedono al padre. Il padre dice, comanda qui qualcun altro. E allora Luca deve registrare la reazione. In italiano non rende. Il versetto dice: tutti furono meravigliati, si meravigliarono. In greco è più forte. Il verbo greco, il versetto 63, è taumazo, che indica la reazione nella Bibbia all'agire improvviso e inaspettato di Dio. Cioè c'è qui per Luca la volontà di dire: sta agendo Dio, sta agendo Dio. Zaccaria è sordo.
Perciò stupisce che gli scriva proprio, dice Brown, lo stesso nome scelto, sordo, anche sordo, secondo Brown, che scelga lo stesso nome scelto da Elisabetta. Cioè Brown, che non è l'ultimo arrivato, dice che quando Elisabetta grida Giovanni è il suo nome, lui non ci sente perché è sordo. Quindi dice Brown, è abbastanza significativo che abbia scritto lo stesso nome che ha detto Elisabetta. E che cosa accade appena dice Giovanni è il suo nome? Qui è veramente una sorta di, come si dice, staffetta dei prodigi. E la nascita del Battista, se uno non ci stesse attento, sembra quasi quasi più, non so, sorprendente di quella del Messia. Perché qui adesso c'è un altro colpo di scena inaspettato al versetto 64. In quel medesimo istante in cui lui scrive Giovanni e il suo nome nel Pinacidion, gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. È un versetto decisivo e vibrante. Egli aveva perduto la voce e probabilmente anche l'udito a causa dell'incredulità. Zaccaria, scrivendo il nome di Giovanni, recupera la voce. Sant'Agostino giocherà sulla relazione voce, il Battista, voce di uno che grida nel deserto, e parola, no? Il verbo di Dio. Allora, la voce è il Battista, pertanto a Zaccaria torna la voce perché dà il nome della voce alla parola che gli ritorna. È tutto un gioco di parole splendido. Non so se l'avete colto, bellissimo come. Ora Zaccaria esce dalla paralisi in cui si era cacciato, perché sempre, io lo vedo con questi dell'Una Cum, con quelli che sono indecisi rispetto a noi che ci vedremo a Verona, sempre figlioli cari, e quando Dio agisce, fa capire come stanno le cose, uno si incaponisce sulle proprie posizioni per paura di, accade come per Zaccaria la paralisi spirituale, capito? La poca fede paralizza. Blocca, zittisce, mentre la fede conduce alla gioia, alla lode. Zaccaria cosa fa? La prima cosa che fa qual è? Benedice Dio, perché vive nella sua carne il passaggio di Dio cui non ha da subito creduto. E allora, se si erano meravigliati, nel senso che avevano capito che stava passando Dio, a causa del fatto che scrive lo stesso nome della moglie, appena comincia a parlare, la reazione è ancora peggiore, perché Luca dice: tutti i loro vicini furono presi da timore. È lo stesso verbo di poco fa? No, è un verbo ancora più forte. Si allarga l'orizzonte perché non si parla più soltanto dei familiari, dei parenti, ma ora anche degli abitanti del villaggio. Il termine greco ancora più forte, phobos, è la paura degli ebrei di fronte alle teofanie del Sinai. Avete capito cosa vuole dire Luca? Che qui siamo in presenza di una rivelazione di Dio, e in effetti è così, perché si sta parlando del precursore. E allora Luca registra il fatto che dopo questo avvenimento qui di cui stiamo parlando, versetto 60, dunque 65, dice per tutta la regione montuosa. Vedete che Luca, senza che noi ce ne accorgiamo, ci prende per mano e allarga l'orizzonte. Prima in casa di Elisabetta, a riguardo della sorprendente vicenda della nascita del Battista, prima in casa di Elisabetta, poi i parenti, poi gli abitanti del villaggio. Guardate come conclude: per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Per tutta la regione montuosa della Giudea. Il Battista è precursore anche nella preparazione della nascita di Gesù. La sorpresa raggiunge tutta la zona montuosa di Giudea, ampia regione con piccoli villaggi, tanti piccoli villaggi, non c'erano grossi centri abitati. Gerusalemme era la città per eccellenza, che circondavano l'ignara Gerusalemme e li custodivano nel cuore. Versetto 66. Dunque, la nascita del Messia era certamente un avvenimento percepito nell'aria. Ma gli avvenimenti relativi al Battista hanno dato una spinta in più perché tutti capissero che veramente si stava avvicinando l'era messianica. Qui gli abitanti di tutta la Giudea sono ritratti nell'atteggiamento di Maria, Luca 2,19. Vi ricordate? Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, anche se il verbo è diverso, non è il biblico suntereo con cui Luca descrive Maria, che è evocazione dell'ebraico shamà, ascoltare, ascolta Israele, no? Nell'Antico Testamento ascoltare è più importante che vedere, capite?
E allora, perché l'ascolto è quello del cuore, anche con gli occhi tu vedi, ma col cuore ascolti. E per Dio lo shamai è più importante del vedere, ascoltare. Capite? Maria ascolta e fa tesoro, ascolta Israele. Ecco, ma in questo caso è solo una circonlocuzione in greco, titemi en cardia, che significa porre nel cuore. E tutti si domandano: che cosa sarà dunque mai questo bambino? Si dicevano, e davvero la mano del Signore stava con lui. Brown sottolinea qui la profonda attesa da parte di tutti gli abitanti della zona montuosa della Giudea riguardo di questo bambino. Ma non c'è chi sarà, ma che cosa sarà? Attenzione, non chi sarà, perché tutti hanno già capito che questo bambino è prescelto da Dio. Ma che cosa sarà? Sanno già che è speciale, devono solo capire qual è la sua missione. E la mano del Signore era con lui, versetto 66, espressione tipica di Luca. Si vede Atti 11, 21, quando si parla dei primi cristiani, Luca dice: e la mano del Signore era con loro. Cioè, la mano del Signore indica, la mano del Signore è con lui, significa Dio lo assiste, lui sta agendo, lui, lei, loro sta agendo, stanno agendo perché Dio lo vuole. E qui c'è uno stacco narrativo. Luca interrompe la sezione narrativa per mettere in bocca a Luca e per mettere in bocca a Zaccaria il cantico detto del Benedictus. Nei racconti dell'infanzia di Luca noi troviamo tre cantici che ci appartengono. Il Benedictus lo facciamo ogni mattina alle lodi, mentre dormiamo. E il Magnificat lo facciamo ai vespri, quando siamo stanchi e avremo sonno per dormire. E Luca Dimitti se lo facciamo mentre russiamo a coppietta, per dire, no? Ma insomma, ogni giorno ci sono questi tre inni che noi facciamo presi, desunti dai racconti dell'infanzia. Il Benedictus di Zaccaria, il Magnificat di Maria e, come vedremo a Dio piacendo domani sera, il Nunc Dimittis di Simeone di fronte. E tutti e tre questi cantici che ogni giorno, per chi fa la liturgia delle ore, preghiamo di fronte al mistero di Dio che si è fatto carne. Dice Luca che Zaccaria fu, versetto 67, fu ripieno di Spirito Santo. In contrapposizione agli abitanti che si interrogano su che cosa sarà il bambino, suo padre invece viene ricolmato di Spirito Santo, come era successo già a Elisabetta. Vi ricordate quando Maria era arrivata in casa sua? Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce. Ora è Zaccaria. Di lui si dice: Zaccaria fu ricolmo di Spirito Santo ed esclamò. Bello, no? Cioè, ci sono tante piccole pentecoste. Guardate che la Pentecoste di Atti degli Apostoli non è che il compimento nei Vangeli, soprattutto di Luca, di tante di tanti piccoli assaggi di Pentecoste. In fondo, leggendo bene i racconti dell'infanzia, ci accorgiamo che il vero protagonista, figlioli cari, è lo Spirito Santo. È lui che sta agendo più di tutti. Zaccaria è ricolmo di Spirito Santo. È una Pentecoste anticipata e qui inizia in 13 versetti il famoso appunto cantico di Zaccaria che si recita ogni mattina nelle lodi. Adesso il mio tempo stringe, insomma, però volevo dirvi, gli studiosi sono interrogati circa l'origine di questo cantico. In genere l'esegesi contemporanea lo ritiene un inno di lode al Battista composto dai suoi discepoli dopo la sua morte, arricchito dalla comunità cristiana con riferimento a Gesù Cristo. Qualcun altro lo ritiene un cantico in uso presso le comunità ebraiche, poi rivisitato dai primi cristiani, cioè i primi cristiani poi l'hanno fatto proprio. L'autore del cantico comunque certamente si ispira ai salmi, come avviene già nel Magnificat. E il verbo decisivo di questo cantico di Zaccaria è visitare, in greco episkeptomai, che significa come quando nell'Antico Testamento Dio dice: sono sceso, vi ricordate, a Mosè, per vedere l'oppressione del mio popolo. Sono sceso. Qui il verbo è episkeptomai, che significa visitare, ma ha un retroterra biblico che è quello di un Dio che non è lontano, ma che vede e scende in campo. Bellissimo. Cioè il Benedictus è pensato
attraverso l'articolazione dei 13 versetti, come lode a Dio che scende in campo, come gratitudine al Signore che non è solo quello che noi adoriamo nei cieli, ma che si fa presente nella storia degli uomini. È splendido come. Ecco perché la Chiesa ce lo fa pregare ogni mattina. Dicevo, ci sono molte analogie con il Magnificat, l'altro cantico. Per Brown è un inno composto da ebrei convertiti al cristianesimo. Ancora Brown, io sono d'accordo su questo, dopo di lui tutti gli altri, ritiene che l'inno sia da dividere in tre parti, il Benedictus. L'introduzione, versetto 68, poi tutto l'inno, versetti 69 e 77, e la conclusione, versetti 78-79, dove è affrontato il tema decisivo. Adesso permettetemi, nonostante la stanchezza di tutti, di entrare un po' nel dettaglio di questo e poi ritorniamo al legame tra la Madonna e Giovanni con cui confio, perché io so che state aspettando quello. Vabbè. Allora, l'inno inizia così: Benedetto il Signore Dio di Israele, versetto 68. Zaccaria è del tutto immerso da sacerdote nella tradizione ebraica, no? Le Berakà o le Berakot, no? Cioè le benedizioni. Gli ebrei vivono di queste Berakot, cioè queste lodi, queste benedizioni a Dio. È una benedizione di Dio. Benedetto il Signore. La prima parola con cui noi lo chiamiamo è Benedictus, perché è la prima parola, benedetto il Signore. Dio di Israele, perché il più ebreo fa memoria delle ragioni, perché è benedetto? Gli ebrei questo fanno. Perché il Signore sei benedetto? Perché tu ci hai liberati dalla schiavitù d'Egitto, poi ci hai condotti nel deserto e ci hai messo alla prova, poi ci hai introdotti nella terra promessa. E perché loro fanno questa memoria? Perché è Dio che vuole che sia così, capite? Nell'Antico Testamento è Dio, Yahweh, che chiede agli ebrei di fare memoria del suo agire salvifico. Allora il pio ebreo è uno che quando prega, questo dovremmo impararlo anche noi, che invece tante volte anteponiamo i nostri guai, le nostre richieste. Invece la vera preghiera è quella che anticipa tutto con la lode a Dio: Signore, sii tu benedetto perché fai questo. Io devo dirvi, se vi confido una cosa, non so se l'ho mai detta, faccio così. Cioè la mattina prima ancora, perché se no non la finisco più di chiedergli chissà quante cose, ma prima: benedetto sei tu, Signore, che mi hai chiamato a questo nuovo giorno, benedetto sei tu che mi dai Gesù, tuo figlio, benedetto sei tu che mi dai tua madre per questo sole che splende, per, capite? Benedetto il Signore, sempre. Dio attende la nostra benedizione perché ha visitato il suo popolo. Lo dicevo, il verbo greco biblico è episkeptomai, indica le visite di Dio portatore di grazie e di aiuto per il suo popolo. Ma qui non è una visita come quella degli ebrei che attendono la salvezza, la liberazione dall'Egitto. Qui è una liberazione, una visita definitiva, perché è il figlio di Dio che viene. Ha suscitato per noi, come diciamo noi in italiano, una salvezza potente nella casa di Davide. Ma non c'è una salvezza potente. Il termine è, naturalmente si deve capire, perché letteralmente è così: ha suscitato un corno di salvezza per noi. E questo è proprio il termine. Ha suscitato, anche in latino è così, ha suscitato un corno di salvezza per noi. Allora, non l'abbiano mai i napoletani e non fraintendano, eh? Versetto 69. Alzare il corno è un'espressione dell'Antico Testamento molto antica che proviene, come sostiene Brown, dall'immagine del toro che in fase di difesa e di allarme abbassa la testa ma alza le corna per difendersi e raccogliere le proprie forze e intimidire il nemico. Da qui è passato negli elmi di molti soldati di molte culture per mettere paura al nemico. Il verbo greco per indicare suscitare un corno di salvezza è geiro, che è il verbo tecnico della risurrezione. Dunque, qui c'è un riferimento all'agire prodigioso di Dio. Ha suscitato un corno di salvezza per noi, dice Brown, potrebbe riferirsi già anticipatamente, ma questi vengono scritti questi testi dopo, ma è come anteventum la risurrezione di Cristo, che ha sgominato tutti i nemici. Nella casa di Davide, suo servo, la salvezza messianica è legata al tema della discendenza davidica.
come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, versetto 70. Il Messia giunge e Giovanni ne è precursore. Tutto ciò era previsto dalle profezie, il tema del compimento delle scritture, il giuramento fatto ad Abramo. Ritorna il nome di Abramo come già nel Magnificat. Liberati dalle mani dei nostri nemici. Ora, se fosse vero che il cantico è rivisitato dalla prima comunità cristiana che ha vissuto la Pasqua, non si capirebbe questo versetto, che riecheggia l'aspettativa poi infranta di un messia nazionalista, protettore di Israele, in grado di prendere in mano la lotta armata contro i romani. Evidentemente l'originalità del versetto depone a favore dell'attribuzione diretta di Zaccaria, almeno nella sua parte fondamentale. Siccome io vedo che il tempo mio inesorabilmente scorre, devo andare adesso a quella storia di Maria ed Elisabetta, ma prima, di Maria e Giovanni. Ma prima vorrei dirvi un'altra cosa riguardo al Benedictus. Al versetto 78 Zaccaria dice: poiché verrà a visitarci dall'alto, ritorna ancora il verbo visitare, noi traduciamo un sole che sorge, ma in greco sole si dice Helios. Mi spiace per voi che domattina canterete il Benedictus, ma non c'è sole. E più letteralmente, il versetto 78 dice una luce che sorge dall'alto, difficilmente traducibile. Anatolè ex ipsus. Anatolè indica il sorgere del germoglio in un ramo a primavera, ma anche il sorgere di un corpo celeste improvviso, quando alcuni pianeti raggiungono la stessa orbita. Cosa state pensando? La stella cometa. Abbiamo visto sorgere, dicono i magi in Matteo 2:2, la sua stella in Oriente. Brown allora non esclude che qui Luca si riferisca proprio alla stella di cui parla Matteo. Anatolè è un termine in uso presso gli ebrei di lingua greca per indicare il Messia atteso. Allora Zaccaria sta lodando, benedicendo Dio perché arriva il Messia. E infine, Luca conclude questa ampia sezione che concludiamo anche noi dicendo, dopo il Benedictus, l'ultimo versetto, versetto 80, il fanciullo, cioè il Battista, cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione in Israele. E con questo concludiamo anche noi. Il fanciullo, Brown non esclude un riferimento a una possibile vocazione diretta di Dio nei confronti di Giovanni. Il termine greco anadeixis lo lascia intendere perché significa letteralmente vocazione. Cioè Giovanni è chiamato da Dio fin da piccolo ad andare nel deserto. Nel deserto. È fondamentale per dominare se stessi il deserto. Nel deserto impari a crescere nel distacco dal giudizio degli uomini. Non si può svolgere una missione ecclesiale ancora oggi se si vuole l'applauso del mondo, se si teme il giudizio degli uomini, perché quando Dio ti manda avrai tutti contro, tranne gli eletti. Nel deserto si impara a disprezzare il giudizio degli altri, a cui tante volte teniamo e che tanto danno procura al cuore. La missione profetica comporta questo. Luca informa che Giovanni fin da fanciullo va nel deserto, probabilmente a che età? Ecco, in età adolescenziale. Vi ricordo che nella Bibbia il deserto è un luogo spaventoso, ma anche il tempo della seduzione, del fidanzamento, del corteggiamento da parte di Dio. Quando poi, vi ricordate, gli ebrei entreranno nella terra promessa e si arricchiranno, Dio, mediante i profeti, ricorderà loro il tempo del deserto come il tempo di grazia, di corteggiamento della giovane vergine. Osea 2:16, la attirerò a me, come aveva fatto la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Il deserto è il tempo in cui, oltre che giovane vergine, Israele è anche come un fanciullo. Osea 11:1, quando Israele era fanciullo nel deserto io l'ho amato. Ancora più forte è l'immagine di Ezechiele 16:8, passai vicino a te e ti vidi, ecco la tua età era l'età dell'amore. Il deserto dove il Battista si reca, qual è? È lo stesso degli ebrei nel Sinai? No, è il deserto di Giuda.
più esattamente a ridosso della cosiddetta depressione giordanica, al di là di Gerico, e oggi più o meno al confine con la Giordania. Deserto quindi non di sabbia, ma molto arido e con temperature altissime di giorno, cocenti. Qua e là, in questo deserto di Giuda, ci sono degli altipiani con alcune rocce profonde dove poi si recheranno i monaci. In prossimità ci sono anche le grotte di Qumran, dove vivevano gli Esseni. Giovanni vi si reca intorno ai 15-17 anni e vi rimane da solo per più di 10 anni, preparandosi così alla sua missione che inizia circa un anno o poco prima di Gesù, un poco più prima di Gesù. Anche egli ha all'incirca 30 anni. Ma altri ritengono che il Battista, già fanciullo, sia stato condotto nel deserto dai genitori. Secondo Don Dolindo Ruotolo è possibile che ciò sia avvenuto per sfuggire alla follia assassina di Erode. Caterina Emmerich ci offre, e ci avviamo a concludere, una descrizione fisica del Battista. Dice così: la sua figura era imponente, anche se esile e magro per i digiuni, di alta statura, di nobile portamento e con una robusta muscolatura, era attraente. Tanto più che era puro, semplice e pieno d'amore. Aveva una carnagione abbronzata, capelli castani e crespi come una corta barba. Si imponeva a tutti mediante il contegno serio ed energico. Aveva i lombi cinti di un drappo che gli arrivava ai ginocchi. Indossava un manto scuro risultante di tre pezze. Una pelliccia fermata con una cinghia gli copriva le spalle. Aveva il petto e le braccia scoperte. Portava un vincastro ricurvo come i pastori. Nei sinottici, e adesso andiamo alla conclusione, in particolare nel Vangelo di Matteo, emerge chiaramente, quando Gesù va a farsi battezzare, che Giovanni già lo conosce. Matteo 3,14. Giovanni voleva impedirglielo quando lo vede arrivare. Anche l'Evangelista Giovanni dice: vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1,29. Dunque, rispetto alla cinematografia moderna, pensate a Zeffirelli, che ritiene che Giovanni conoscesse Gesù di persona soltanto al momento del battesimo, in realtà, come i Vangeli lasciano intendere, egli lo conosceva da prima. Ma in che modo? Perché non si erano mai visti prima del battesimo. La teologia del passato ha potuto lodevolmente parlare di intellezione, di luce divina, con cui Giovanni al momento del battesimo ha anticipato di qualche istante l'identità del Messia. Ma è possibile altro? Sì. E qui mi concedo una licenza poetica, perché la catechesi stasera è stata abbastanza impegnativa. Una licenza poetica, letteraria, romantica, come tante ce ne sono state nel corso dei secoli a riguardo dei Vangeli, solo che le facevano gli altri, le fanno gli altri, non si diventa, appena fa Don Minutella, si scatena il putiferio. Io credo e sento nel cuore, e ho avuto conferma, che Gesù è andato a trovare il Battista quando entrambi avevano intorno ai 20 anni. È andato a trovarlo nel deserto e sono stati insieme alcuni giorni, condividendo l'ascesi, la penitenza, il digiuno, la preghiera insieme e parlando a lungo tra di loro. Il Battista ha potuto riempirsi il cuore e gli occhi di Gesù e ne è rimasto totalmente conquistato, perché era presantificato. Egli è stato il primo, dopo San Giuseppe, a sperimentare la gioia di stare con Gesù, e non avrebbe mai voluto che se ne andasse. Si narra che negli incontri tra grandi santi spesso l'uno abbia domandato all'altro, quando si sono incontrati, un ricordo, un oggetto, una reliquia. Celebre il racconto di Sant'Antonio il Grande, monaco del deserto, che teneva con sé una fascia di Sant'Atanasio, suo amico e devoto fedele. La consegnò solo alla morte, perché la tenne con sé per tutta la vita. Così il Battista ha domandato qualcosa che egli potesse tenere sempre con sé.
E Gesù gli ha fatto dono di ciò che la Madonna, prevedendo questo, lei che lo aveva amato quando era piccolo e andando via dalla casa di Zaccaria aveva pianto dicendo mi manca il mio Giovannino, aveva preparato una specie di fazzoletto cucito da lei stessa, con uno strano ma significativo simbolo a forma di croce. Il Battista lo terrà con sé fino alla fine. Poi Gesù se ne va, ma raccomanda al Battista di compiere fino in fondo la missione voluta dal Padre. Giovanni lo vede andare via e ripete nel suo cuore e a labbra dischiuse: Gesù, Gesù, Gesù. E sente pace e avverte gioia. A chi si stupisce di queste luci che ricevo, come di quelle date per esempio a Don Dolindo, alle mistiche, ricordo quanto scrive l'Evangelista Giovanni, capitolo 21, versetto 25. Vi sono molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. E lo Spirito le può rivelare come vuole, a chi vuole, quando vuole. Ma ancora, per giungere all'epilogo di questa straordinaria vita, tra i nati di donna, ha detto Gesù, non vi è nessuno più grande di Giovanni, Luca 7,28. Ha sempre suscitato reazioni differenti l'insolita scelta del Battista, ormai in carcere, di mandare i discepoli a domandare se Gesù fosse stato lui il Messia. Vi ricordate? La critica biblica vi scorge, sulla base di alcune affermazioni dei padri, un momento di forte crisi di Giovanni. Ma all'inizio delle catechesi abbiamo detto che gli è stato confermato in grazia, presantificato. Quindi è in contrapposizione. E allora? Allora la ragione più profonda. Giovanni, ora in carcere, sente che la fine è vicina. E così invia i suoi discepoli da Gesù, perché possano rimanere, vi ricordate come abbiamo detto, dei pastori, dei remaggi di Giuseppe e oggi del Battista, soggiogati da Cristo. Giovanni vuole allontanarli ora da sé, perché la sua missione è compiuta. Allora li manda da Gesù con l'espediente di chiedere se veramente lui è il Messia. Così ora Giovanni in carcere rimane pressappoco solo e attende la morte. Si prepara al martirio pregando e sospirando. Solo un paio di discepoli, per volere di Dio, circa 10 uomini e un paio di donne, hanno continuato a rimanergli vicini per sostenerlo. Quando la guardia giunge per decapitarlo, Giovanni ha un sussulto di paura e allora prende in mano quel fazzoletto, ora consunto e forato in più parti, ma sempre misteriosamente profumato, quel fazzoletto fatto dalla Madonna che profuma di lei, della sua santità. È come appena nato, fagottino morbido, appena circonciso, strillante, si era calmato, posto sul seno della Madonna. Così ora egli, a un passo dalla decapitazione, in quel clima così orrido e buio del carcere, si sprofonda in quel profumo della Madonna, come quando era bambino. Mi ha sempre colpito questo legame segreto, nascosto ma profondo, tra la Madonna e il Battista. E Giovanni Battista, che va a morire respirando il profumo di Maria, mi fa pensare al Kolbe, Massimiliano Maria Kolbe, che nel campo di concentramento di Auschwitz muore cantando la Madonna. Quando Maria, come vi ho detto, andava via da Incarem, nella Valtorta si legge che Giuseppe la scorge triste e pensierosa e le risponde, e cito proprio, «Ho dolore a separarmi da Giovannino, gli voglio tanto bene», ha detto la Madonna. Poi aggiunge che prima di salire sul piccolo carro bacia e ribacia Giovannino e mentre lo restituisce un'ultima volta alla mamma Elisabetta e il fagottino gioca spensierato, la Madonna, mentre va via, continua a guardarlo e lo benedice. Ora Giovanni, a un passo dalla morte, stringe a sé quel fazzoletto e questo gli dà forza, come Maria sarà la forza di tutti i martiri. Come Maria era stata presente agli esordi della vita del Battista per presantificarlo, così lo è ora che sta morendo. La sua missione, così delicata di precursore, è stata possibile per la preghiera, la presenza e il sostegno della Santa Vergine. E così, mentre da se stesso porge il collo al boia che deve mandar giù l'ascia, egli stesso
dice, sospirando, ancora e sempre, Gesù, Gesù, ma anche Maria, Madre mia. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.